Una valigia che contiene simbolicamente i valori della buona cooperazione, condivisione, legalità, coraggio, lavoro e comunità. Con questa immagine l'Alleanza delle Cooperative Italiane dell'Umbria ha presentato il progetto Viaggio nell'Umbria della Buona Cooperazione. 7 le tappe di questo viaggio che tra giugno e luglio interesserà le città di Terni, Perugia, Città di Castello, Gualdo Tadino, Foligno, Spoleto e Orvieto. L'occasione è anche quella di sensibilizzare i cittadini, la popolazione, la cooperazione su quelli che sono i temi della legalità e del rispetto delle regole. Oggi il rischio che corriamo è che rispetto al paese, rispetto all'opinione pubblica, la cooperazione appare come uno dei soggetti coinvolti in questo sistema di illegalità del paese. Noi questo vogliamo sconfiggerlo, vogliamo fare apparire la buona cooperazione, quello che la cooperazione di positiva ha fatto e sta facendo nel paese. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della campagna nazionale dell'ACI Stop alle false cooperative, le imprese cooperative per un'economia pulita, che si propone di raccogliere entro il 6 novembre almeno 50.000 firme sul territorio nazionale, 4.000 in Umbria, per portare in Parlamento una proposta di legge che preveda pene più severe nel contrasto al fenomeno delle false cooperative. Le cooperative spurie hanno purtroppo dei vantaggi rispetto alle cooperative sane, alle cooperative che rispettano regole. Vengono avvantaggiate dal loro fatto di non essere soggette a controlli e di sfuggire a questi controlli, perché attualmente la legislazione è un po' troppo maglie larghe, secondo me. Il nostro obiettivo è andare oltre le firme, il nostro obiettivo è parlare con tutti i cittadini, nello specifico in Umbria, con tutti i cittadini umbri. Ogni giorno, solo in Umbria c'è un popolo di oltre 20.000 persone che lavorano seriamente, con onestà, con contratti nazionali, in molti casi affiancando fasce svantaggiate. Non permetteremo a nessun Buzzi di discreditare il lavoro di 30 anni di cooperatori che tutti i giorni sono impegnati nelle nostre comunità a fare del bene, a farlo in maniera professionale, a farlo in maniera seria.